Radio. Alzi il volume per il gusto di pomparlo, ballando la hit sul beat stile chick to chick. E quando suono faccio fuoco e non si tratta di oro. Un urlo per punchliner. Con la musica vuole colpire menti e cuori. Sei capito che sto a D, condividi su FB. Sveglia, questa è la fine. Questa è punchliner. E bentornati ragazzi in diretta qui con Punchliners, sono Mr. Tinka per You Radio. Per me è un grandissimo piacere presentare Don Diego a tutti i nostri ascoltatori. Ciao, come stai? Ciao Simone, ciao a tutti, sto bene. Chiedo scusa in anticipo a tutti, ma sono per strada, quindi sicuramente sentirete un po' di affanno, come se stessi facendo un'operazione chirurgica, ma in realtà sto solo camminando perché sono uscito da lavoro. È molto street, dai, come cosa, è più figa, no? Volevo evitare di dire questa cosa, ma in un certo senso sì, cioè sì, sono per strada, quindi comunque posso anche dire io faccio la vita di strada, in realtà sto solo uscendo da lavoro e questo è l'unico momento che ho per fare qualcosa, ecco. A chi lo dici? Io ho passato metà pomeriggio, penso, sul treno, quindi siamo nella stessa barca, quindi a tornare da lavoro o cose del genere. Allora, niente, io dicevo ai ragazzi precedentemente, prima di presentarti, che è stato veramente un piacere il modo anche in cui ci siamo sentiti per programmare questa intervista, quindi enorme rispetto dal punto di vista sia artistico e umano, quindi questa cosa ci tenevo, grazie, a dirtela, mettiamola così. Grazie, credo che le due cose viaggino di pari passo, no? Dai. Quindi comunque, come si dice, cioè, bisogna avere anche un minimo di rapporto umano in tutte le cose, anche se questo mondo ci vuole sempre più robot e sempre meno persone. Bravo. Però bravissimo. Il piacere è mio quando becco persone con le quali c'è possibilità di interagire e parlare un po' di tutto, e non solo di musica, ma solo di musica rap. Per cui piacere mio sicuramente. Bello, intanto in chat scrivono bella Diego, poi vedo che molti puntualmente non vengono della chat diretta ma stanno ascoltando in tanti, devo dire. E allora... sono molto contento e mi permetto di salutarli tutti perché so che ci sono tanti amici all'ascolto, vi saluto. Bella, saluto ovviamente anch'io, mi accodo ai saluti. Allora senti, io vorrei, so che magari è una domanda quasi scontatissima, però voglio iniziarla così, mi sembra giusto, visto che condividiamo, oltre magari la stima, anche quella cosa, sì, del titolo, tra virgolette, no? Radio Rabbia, quindi io ci metto tanta rabbia quando faccio, sì, radio, un po' come così, il mio modo di, tra virgolette, il mio piccolo modo di combattere, di prendere, di far vedere che ci può essere qualcosa, che ho da dire qualcosa, che voglio fare qualcosa e trasmettere qualcosa, quindi volevo... Sì. Così, per una tua opinione, una tua idea su perché hai scelto questo titolo, come è nato il concept di tutto. Te la racconto veramente senza filtri, perché comunque io avevo più titoli in mente, quindi proprio cominciamo a svelare gli arcani. Dai. Poi mi ricordo che era l'11 agosto del 2010 e io stavo con il mio socio fratello Herpes a suonare in un campeggio, una grossa serata alle parti di Crotone, e siccome ci stava anche mia sorella, io mi ricordo che quella fu la prima volta in cui abbiamo fatto questa canzone che aveva già un titolo, che era appunto Radio Rabbia, ma all'epoca c'era solo questa canzone e altre due o tre canzoni, tra l'altro il testo era totalmente diverso. Mia sorella alla fine del live venne da me e mi disse: perché quest'album non lo chiami Radio Rabbia? Io, sai com'è, ascolto poche persone nella mia vita e una di queste è lei, anche se non ci crede. Anche io ho cominciato a costruire tutto quanto questo percorso, tutto l'iter di un disco, quindi un po' la sincronizzazione dei contenuti, della musica, dei campioni, proprio su questo titolo. In più, la cosa che ovviamente se non essere consigliato un altro nome, dico non lo so, perché non lo chiami il pupazzo Simone va a fare la spesa all'Eurospin, sicuramente non avrei dato retta. Certo. Però era un nome che comunque lei sicuramente mi ha consigliato, anche in base
a quello che era il mio percorso, a quelli che erano i miei ultimi anni, perché secondo me poteva anche un po' spicciare tutta la mia parabola e tutte le cose che stavo facendo. Quindi l'ho voluto ascoltare, ho fatto questa scelta qui, e è una scelta che ci è rivelata azzeccata con quelli che poi sono stati contenuti nel disco. Radio Rabbia, se posso parlartene, certo, in due minuti, tempo. Diciamo, ecco, è proprio la storia di una persona che, come dicevi tu poc'anzi, ci mette tutta se stessa per cercare di reagire e rialzarsi da un periodo un po' negativo. E diciamo che questa è una storia che proprio procede puntata dopo puntata. In quest'album ogni puntata è rappresentata da una canzone. Io sono sicuro che gli ascoltatori più attenti abbiano notato un filo rosso tra una traccia e l'altra, quasi come se la traccia numero 2 completasse la numero 1, la numero 3 completasse la numero 2, vedendo ovviamente le cose da più sfumature. Esatto. Questo percorso è un percorso inizialmente in salita, poi c'è proprio un punto centrale del disco che è la traccia numero 12, punto di non ritorno, con il non scritto tra parentesi, rappresenta proprio il cambio di marcia tra la prima e la seconda strofa. Perfetto. Questo è quanto. Io a proposito di questo voglio dire una cosa una volta per tutte, che questo non è solo il mio album, questo è l'album di Don Diego e Mastro Fabbro. Bravissimo. E io saluto con orgoglio, perché oltre ad essere il producer del disco è la metà perfetta di questo disco, quindi tutti i ringraziamenti per quanto mi riguarda per il momento vanno a lui, per il disco, per la musica del disco. No, sono d'accordissimo, anzi, troppo spesso forse si dà meno importanza ai produttori. Ho visto anche magari così il lato ascoltatori, vanno sempre a identificare un po' l'album solo con chi canta, ma alla fine si fanno in due le cose, penso che sia un tutt'uno. Non quest'anno, è vero. Se posso permettermi, certo, non quest'anno, certo. Perché sono uscite molte coppie, diciamo, producer ed MC. Sì, vorrei farti due nomi su tutti. Uno sono sicuramente, vabbè, diciamo, ancora DJ Mike, ma anche oggi è Johnny uscito. Marsiglia e Big Joe, disco della Madonna, esatto, per BM Records, che è la mia etichetta, sta uscendo, non ho la mia etichetta nel senso di etichetta che mi ha preso nel roster degli artisti, perché non è mia, sta uscendo il disco di Tezuan con Fresh Beat, e anche quella è una coppia di MC più produttore, ed esce proprio fra due giorni. Sempre BM ha fatto uscire il disco di Apoc, che è un produttore. Quindi quest'anno, o comunque negli ultimi anni, è stata data grande importanza al ruolo dei beatmaker, al ruolo dei produttori. Se vengono intesi come produttori nel vero senso della parola, sono ovviamente parte fondante di molti dischi. E quindi ben venga, no? Siamo un po' tornati ai tempi in cui uscivano le robe di Pit Rock e Steve Smooth. Magari questa cosa prima o poi succederà in Italia, ecco. Ma magari, tutto non vedo l'ora, sinceramente. No, però è vero, sono d'accordo, perché ho visto che ultimamente prima c'era meno attenzione, mentre ora molta di più, perché tra l'altro è giusto anche che sia così, perché non è una cosa che va in tutt'uno. Allora senti, io, visto che stiamo parlando anche di beatmaker, visto che c'è una domanda che faccio spesso comunque ai nostri ospiti, ti volevo chiedere, almeno rimaniamo in tema, come nasce la scrittura con Mastro Fabbro? Nel senso, è prima lui che ti cuce il beat sopra la tua strofa, sopra le liriche, o tu ti adatti al suo beat, o comunque un tutt'uno, vanno di pari passo, quindi magari aggiusti un pezzo? Guarda, considera, certo. Scusami se ti ho interrotto, ma non sento benissimo, pensavo avessi finito. Comunque, considera che è un po' un discorso che, come dice Arabe De Paolo, dipende, nel senso che di base ci sono dei pezzi che magari vantano prima la mia scrittura e poi una produzione cucita al rock sopra, così come c'erano delle volte che io ti faccio queste telefonate che si tramutano in pipponi di due ore in cui cerco di spiegarli che tipo di suono vorrei per un pezzo che è un minimo nella testa ancora allo stato, diciamo, germinale. Però il più delle volte, diciamo che io parto da alcune rime che faccio solitamente quando sono in giro, cammino, quando penso, quelle poche volte che penso, faccio delle rime, allora poi lì cerco di costruirle, di tenermele da parte, raramente le scrivo su un foglio, veramente molto raramente. Lui tante volte è arrivato proprio al momento giusto
con il beat sul quale io poi ho avuto la possibilità di rivedere completamente queste rime e di poi passare dalla concezione di un pezzo alla concezione, si spera, di una canzone. Quindi diciamo che è un rapporto paritario, in quanto spesso magari nel suo computer c'è già l'idea di un beat e guarda caso nello stesso tempo nella mia testa c'è l'idea di un pezzo. Questo perché io e Mastro Fabbro negli ultimi anni, per forza di cose, abbiamo anche condiviso gli stessi mood, gli stessi stati mentali anche in qualche modo, perché comunque è normale, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda in tantissime cose, abbiamo vissuto anche dei periodi molto simili e quindi di conseguenza ognuno si esprimeva, io con le parole, lui con i suoni, a favore della stessa musica. C'era affinità, insomma. Sì, c'era una grossa affinità, certo. C'era una grossissima affinità che abbiamo cercato di sfruttare nel migliore dei modi. In tutto ciò lui mi ha mandato comunque 150 basi. Io ne ho usate 25, alcune le sto usando adesso, tra parentesi, è nulla, però c'è stata questa grossa sintonia, e questa grossa sintonia, nonostante abbiamo comunque lavorato a distanza per la produzione di questo album, ci tengo magari a sottolinearlo. No. Vai, prego, cioè, anche giusto ricordare certe cose, perché molto spesso sembra tutto molto facile, tutto dicendo sì, vabbè, magari fai un disco così, lo incidi, non è assolutamente così, anzi, è tutt'altro. No. Senti, allora, intanto ti porgo i saluti di Valentino, che mi dice salutoni da Diego, da Jay Vale, e tutti comunque ragazzi in chat, ho letto Lampa, Nacus, ci sono già delle domande che poi stanno arrivando nel frattempo anche tramite la nostra pagina fan, quindi ricordo anche a chi ci sta ascoltando che se volete fare qualche domanda oltre quelle che abbiamo già preparato, basta andare sui nostri link, quindi su Punchliners, e commentare, almeno così riesco a leggere, perché in chat dopo mi perdo, visto faccio tutto da solo. Comunque, rimanendo sempre in... Saluti a tutti. Dai. Saluti a tutti. Rimanendo sempre in tema, quindi scrittura, no? Adesso salto da una domanda all'altra. Io ho notato, visto che sono anche un grandissimo ascoltatore di quest'artista, ci sono tantissimi riferimenti, ho letto, a De André. E quindi volevo... Assolutamente sì. Volevo chiederti, ecco, quanto magari ti ha ispirato, molto spesso tutti chiedono sempre quanto ti ispira il rapper X, il beatmaker Y, l'MC Z, eccetera. Ma il rapper X, quello di X Factor, dici no? No, quello. Scusa, la dovevo dire sta cazzata, sono due anni che volevo dirla, guarda, credimi, grazie. Guarda, sapessi le cazzate che sparo, prima inizierò a dire che stavo con 200.000 pagine, tra cui UGIZ e qualche altro sito così, chat roulette. Sì, dai, ma questa è una chiacchierata tra gli amici, comunque vengo alla tua domanda, perché se si parla di De André ci vuole la massima serietà proprio. Allora, anche in questo caso mi ripeterò, però io dopo l'amore per De André, che ho ormai da un 10-12 anni, soprattutto alla mia famiglia, in particolar modo sempre a mia sorella e a mio padre, che mi hanno cresciuto con questa musica in qualche modo, in quanto circolava continuamente nello stereo della macchina, in camera, nello studio di mio padre, e quindi di conseguenza ho avuto modo di approfondire, di leggere i libri che compravamo in famiglia, di ascoltare tutti i dischi. Quando facevamo dei viaggi, ovviamente in macchina, ascoltavamo soltanto Fabrizio De André e Francesco De Gregori, e anche a lui ci sono molti riferimenti nell'album. Sì, sì. Io dico la verità, quando parlo di Fabrizio De André, nel mio piccolo è comunque dal basso della mia ignoranza, perché non posso saperne più di tanto, in quanto è un mondo a sé, è una persona che è veramente un mondo a sé, sicuramente mi viene da riflettere, e un po' sono anche triste, perché ti dico la verità, è una persona che è scomparsa troppo presto, come quasi tutti gli artisti che stimo, tra l'altro. Gli altri, giusto per fare qualche nome, sono Gio Cassano e Rino Gaetano, nella loro dimensione, non sempre comunque, cioè in qualche modo simile se vogliamo dal punto di vista del valore artistico a quella di De André. Qualcuno adesso dirà no, sto paragonando Gio Cassano e De André. Io dico che sono due persone che sono arrivate nel mio cuore nello stesso modo, quindi sotto questo punto di vista le sto paragonando. Poi è normale che sono diversissimi. In tutto ciò, ti dicevo, De André è andato via troppo presto, ma ci ha lasciato un patrimonio letterario e un patrimonio musicale che secondo me ancora deve essere esplorato anche al 100%. Io di mio, come dicevi tu, ho fatto alcune citazioni, tra cui, vabbè, Signora Libertà, Signorina Fantasia.
che comunque l'ho proprio segnato, ho messo il pescatore di Tre, Signore Libertà, Signore Fantasia, aspetta che le leggevo, poi anche c'è un pezzo che si chiama Come il suonatore Jones, esatto, anche poi nelle cuffie ci ho messo di Andrea Piuttenco, comunque vabbè, riferimenti sia a livello di scrittura, quella è una storia vera proprio, è una storia vera perché quel Roberto esiste veramente, diciamo, una persona che ho conosciuto in un contesto poco piacevole che ascoltava Fabrizio De André e Luigi Tenco, quindi poi alla fine lì capisci che tutto torna, perché io ero in un periodo in cui stavo scrivendo l'album, solo che stavo in un posto in cui mi auguro di non tornare mai, e il mio vicino di stanza in questo posto era appunto questo signore, questo operaio che si chiamava Roberto, e nonostante vedi cliché, per qualcuno un operaio può ascoltare De André o Luigi Tenco, invece questo operaio ascoltava De André e Luigi Tenco da un CD player, e poi da lì tutto è venuto, io dovevo scriverla questa cosa per forza. Anche nell'ultimo pezzo c'è un riferimento a De André, al pezzo Il suonatore Jones di De André, c'è un riferimento alla frase libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato, e lì per una questione ancora simile io ho voluto, diciamo, rendere un concetto utilizzando quella parola di De André, perché quel concetto che volevo rendere non l'avrei mai reso con le parole mie, diciamo. Guarda, quindi, tra l'altro apprezzo tantissimo, perché posso dire che, tolto la sfera rap, è uno degli artisti che seguo maggiormente, anzi che purtroppo, come ho detto già prima, seguivo, perché comunque è scomparso anche lui troppo presto, e sentire comunque dei riferimenti così precisi, così diretti, è stato molto piacevole anche da parte mia come ascoltatore, così legare anche frasi, quando ho sentito nel pezzo con Signore Libertà, Signore Fantasia, ho detto ah cacchio, cioè figata veramente. Sì, sì. Su quel pezzo ti voglio raccontare anche un aneddoto velocemente, perché io quando scrissi quella strofa, dopo poco beccai su YouTube un live di Kento al Cantiere. Io penso che Kento, per quanto riguarda proprio lo spessore delle sue liriche, non c'è bisogno neanche che ne parliamo, perché è veramente un king assoluto proprio. E beccai questa sua strofa a cappella, in cui lui aveva citato proprio alla fine di una strofa Signora Libertà, Signorina Fantasia. Mm-hmm. Al che per la rubrica Paranoie da Rapper, dopo un paio di giorni gli ho telefonato per dirgli guarda, vedi che anch'io ho fatto questa cosa così, ma lì ci siamo fatti tutti e due una bella risata piacevole, perché comunque avevamo citato tutti e due una canzone, un artista che evidentemente ci ha segnato, quindi insomma non sono sicuramente l'unico in Italia che cita De André, e io tante volte ascolto molti MC fortissimi in Italia che citano De André, sono veramente felice comunque di poterne parlare anche con queste persone, per cui bellissima storia proprio. Ottimo, ottimo, ottimo. Intanto c'è anche la nostra capa della radio che dice, cioè, grande che ascolti De André, quindi ci segue anche dalle sfere alte della mia radio. Quindi adesso ci diamo una bella, tutti composti, dicendo sì, vai, no, vabbè, piccola parentesi. Bella storia. Stupidissima. Lo ascolterò finché non troverò il mio pezzo preferito, la mia canzone preferita di De André. Mi sa che penso che non riuscirò mai a farla. Esatto, vai parecchio in loop, mi sa, secondo me, non lo so, però. Senti, allora io... È il mio disco preferito, di De André ce l'ho. Qual è? Non al denaro, né all'amore, né al cielo. Questo su tutti, cioè per me è perfetto. Guarda, mai trovato un disco così. Cioè, tra l'altro forse ho anche sbagliato il titolo, vorrei sbagliarmi, però comunque io l'ho sempre chiamato così. E lì la cosa assurda è che lui comunque ha in qualche modo rivisitato, come tu sai, l'antologia di Spud River di Edgar Lee Master. Quando sono andato a leggere l'antologia di Edgar Lee Master l'ho trovato ugualmente bello quel disco, quindi lì per me c'è stata proprio una folgorazione, ecco, tutto qua. Guarda, ti dico soltanto che la nostra capa, la mia capa, ha detto che è anche il suo disco preferito, quindi nel senso siamo subito entrati nelle sue grazie, possiamo andare tranquillamente dire parolacce in radio senza nessun tipo di problema. Benissimo. Senti, a questo punto io volevo far mandare un pezzo, poi entro un po' più nel dettaglio, quindi su qualche barra che ho segnato e qualche domanda anche da parte dei ragazzi. Io ho preparato il pezzo con Coez, quindi se ti va te lo farei annunciare a te. Ah, guarda, sì, ci andiamo ad ascoltare Come vuoi che sia, con Diego e Mastro Fabbro featuring quel mostro di Coez.
ai Broken Speakers, e che dire, cioè è un onore per noi. Questo è uno dei pezzi a cui tengo di più e buon ascolto. Don Diego, Mastro Fabbro e Coez con Come vuoi che sia. Allora, a proposito di questa canzone, volevo chiederti una cosa che mi ero appuntato, ok? C'era un pezzo di strofa nel una barra dove tu dici: qui si affitta affetto preconfezionato, da una botta e via in un ipercato nel reparto ipocrisia. Allora, sì. Io qua una cosa che io ho sempre detto, magari discorsi con amici o cose del genere, poi dimmi se è un discorso magari sbagliato. Io ho visto, cioè, nel mondo nostro attuale in qualche modo, quindi nella nostra generazione eccetera eccetera, che c'è questa sorta di ansia del voler per forza stare fidanzati, di dover avere dei rapporti interpersonali con le persone, e c'è quasi paura a rimanere da soli o cose del genere. Io ho letto una sorta di così critica a questo tipo di atteggiamento, quindi molto spesso magari pur di stare con qualcuno si va a scadere nell'ipocrisia, nella superficialità, eccetera eccetera. Allora, sì, guarda, ti dico la verità, era più che, si parla ovviamente di rapporti interpersonali, ma il fuoco, diciamo, di quella rima, se vuoi mettere l'obiettivo a fuoco, non è tanto sul rapporto in quella singola rima tra un ragazzo o una ragazza, si parla più di rapporti di natura professionale tra colleghi che condividono lo stesso, l'amore per lo stesso genere musicale. Mm-hmm. Che tante volte sono baci e abbracci per il gusto di dire: con quello siamo easy, con quello siamo a posto, con quello siamo amici, ma poi in realtà tante volte dietro è veramente un tagliarci continuo. E poi l'ho scritta però in un periodo in cui, più ancora che questa cosa, diciamo che era un po' più legata a dei rapporti di amicizia, dove c'è gente che, come dici tu, c'è quasi questa grande difficoltà nel restare soli nei momenti giusti, mm-hmm. che si tramuta in una volontà di volare a tutti i costi, trovare dei rapporti in cui, ai quali aggrapparsi, ecco. Io l'ho scritto, diciamo, per questo. Poi però mi piaceva proprio anche il fatto di, cioè dico, l'ho scritto proprio in un supermercato, quindi mi piaceva proprio il fatto di utilizzare questa metafora, perché ormai, credimi, tante amicizie sembrano veramente amicizie usa e getta. Quindi in qualche modo io volevo un po' ricalcare questa cosa qui. È una di quelle rime vive, se ci pensi, perché comunque la senti pulsare una rima del genere, nel senso che comunque di base ti dà proprio l'idea di essere qualcosa che ti trovi sempre allo stesso posto, cioè come se stai solo e trovi sempre il modo per soddisfare il tuo bisogno di compagnia, e tante volte lo trovi in maniera precostituita, e così tante amicizie, più che nascere in maniera spontanea, nascono quasi perché sorrette da alcuni contesti. Questo è un po' il viaggio di quella prima. No, guarda, poi a parte il fatto, la spiegazione mi ha messo anche ho avuto un leggero brivido lungo la schiena in questo momento, cioè anche soltanto nel parlare veramente mi sento molto piccolo accanto a te. No, dai, di pura. No, la cosa che mi è piaciuta comunque, secondo me, anche così, le piccole sfumature che magari ogni singolo ascoltatore può dare a una rima, una barra, una strofa, ecco, magari ho letto qualcosa a un primo ascolto, o comunque soltanto prendere la rima, ho letto qualcosa più di un rapporto così interpersonale, amoroso, magari perché in questo momento io sto pensando a quella cosa, e tu magari hai scritto per un altro tipo di contesto, sempre nei rapporti interpersonali, e credo che sia questa anche una delle tue particolarità, della tua bravura comunque nello scrivere. Non so se ti ringrazio. Sei troppo buono. No. Vabbè, sono abbastanza buono, sono abbastanza orsacchiotto, vabbè. Però non è che faccio così a caso, veramente, guarda, okay. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo. E va, senti, bene, andando così, dimmi tutto. Continuando, comunque, io ho tante di quelle barre che ho scritto, che mi sono appuntato, che potremmo andare avanti per ore, veramente. C'era un'altra cosa che invece volevo chiederti, alterno un pochettino, visto che c'era anche mio fratello, che ti ho detto anche in chat, lui ci sta ascoltando in questo momento da New York, quindi cioè proprio internazionalissimi, veramente. No, lui... Bella storia!
lui mi diceva, ovviamente, vabbè, delle domande più carattere tecnico, quindi mi chiedeva anzitutto come sono andate le collaborazioni, ad esempio, con Coiz e con Madness, e però mi diceva, ti leggo proprio testuali parole, il tuo progetto suppongo abbia richiesto molto tempo, quanto è difficile riuscire a tradurre in rime le storie che racconti nei tuoi pezzi? Immagino che ci sia un tempo minimo per metabolizzare certe esperienze e renderle fruibili per tutti. Quindi questa... Beh, guarda, sì, è una domanda giustissima, infatti lo ringrazio. Sinceramente io ci ho messo degli anni per metabolizzare, in qualche modo comunque per convertire proprio le immagini in valore, ecco. Cioè, volevo usare una metafora matematica, perché comunque in qualche modo... Vedi, tu prima mi hai chiesto una cosa, io sapevo darci una spiegazione. Il discorso è semplice, cioè io sapevo darci una spiegazione solo perché quelle robe le ho vissute veramente. Però non sono mai stato il tipo che per parlarti di una cosa all'interno di un testo rap o comunque di un pezzo a tutti gli effetti ho cercato le prime parole, perché se avessi cercato le prime parole Radio Rabbia sarebbe uscito nel 2009 a un anno di distanza da Double Deck, in quanto magari tante delle robe che volevo dire le stavo vivendo e potevo dirle. Però in verità ho sempre cercato non tanto di temporeggiare, quanto di aspettare comunque l'attimo giusto in cui, quasi con un processo quasi mistico, no? Ti arrivano le giuste parole, il giusto modo di dirle, e poi queste sono cose che magari non riesci neanche a spiegare, perché è come se devi spiegare a qualcuno come si va in bicicletta. Vai prima a farglielo vedere che a spiegarglielo. Il che vuol dire che comunque, esatto, il che vuol dire che comunque di base c'è stato un lungo processo di, in cui ho un po' interiorizzato tutti quanti i concetti, ho cercato anche di rifarmi a determinate esperienze, di aspettare che le parole fossero quelle giuste per poi riversare questi concetti su un nastro, ecco. Per cui sì, c'è, sì, tanto tempo, tanto, veramente tanto tempo. Ottimo, ottimo. No, è anche una cosa molto interessante, che c'è anche chi magari scrive di getto, però forse è anche giusto così in qualche modo, vedere di poter metabolizzare e essere anche, passami il termine, forse obiettivi, non lo so se condividi o meno come definizione. Sì, sì. Quello poi è una cosa che uno lascia dire agli altri, perché comunque... Cioè, se io venissi da te a dirti no, guarda, io scrivo delle cose, io sono vero, io sono reale, io sono, non lo so, la persona proprio real, recognize real, real talk, true talk, tutta questa roba qui, io al posto tuo ti autorizzerei già a prendermi a schiaffi, sicuramente, perché comunque è troppo facile se no così, no? Cioè, alla fine non c'è più gusto nella cosa. Io penso che poi una persona, il valore di un artista lo riconosce quando quella persona la becchi anche in live, che magari è il vero banco di prova di un artista, oppure quando hai anche un minimo la fortuna di passarci del tempo. Per cui comunque poi le canzoni sono soltanto un aspetto della vita di una persona che deve essere per forza corroborato e integrato da altri aspetti. Sicuramente c'è la volontà di essere obiettivi, ma ti ripeto, non sta a me dire quanto io sia obiettivo o quanto Mastro Fabbro sia onesto nelle produzioni, anche se già questo lo posso dire, perché lui ha una vera e propria cultura del digging e del sample che credo si intuisca poi dalle produzioni, ma anche in questo caso noi abbiamo sempre aspettato che siamo gli altri a dire queste cose qui, perché comunque dirle da noi era un po' come parlarsi addosso, e sinceramente ho smesso di parlarmi da solo allo specchio quando avevo 12 anni, mo ce n'ho 28, quindi insomma basta. Tutto, no, giusto, qua. Giusto, giusto. Tra l'altro, visto che parlavi anche di banco di prova, ti collego direttamente alla domanda che ci ha fatto Federico sulla nostra pagina fan. E ci chiede, sì. Tra l'altro, è stato molto carino che ci ha dato pure buonasera. Scrivo da Cosenza, ho 21 anni, e volevo chiedere a Don Diego quante volte ha provato prima del suo live. E se anche lui le prime volte aveva vergogna di esprimere ciò che pensava tramite quattro quarti. Metto tra parentesi Nick Fede 91 bis bit. Questa è quella che ci ha pensato. Mi è spiazzato. Vergogna no, perché semplicemente così, ecco, no, non ti dico, però ti dico, guarda, ti rispondo, va, questa è una cosa bella. Allora, io ti dico, io lavoro in un'azienda qua a Roma, no? Di base al lavoro non sanno che io faccio rap,
perlomeno non lo sanno perché glielo ho detto io, ma diciamo l'hanno scoperto per via traverse. E il giorno che l'hanno scoperto mi sono fatto piccolo, perché comunque anche in queste settimane in cui stiamo andando in giro per suonare, io il venerdì non dico al mio capo: guarda, oggi non ci sono, recupero un altro giorno il lavoro perché sto andando a suonare, ma cerco di essere molto vago e molto largo. E ti dico che in questa cosa io ancora un minimo, non so se vergogna, però comunque ho come se provassi un istinto di protezione nei confronti della cosa che faccio, perché non mi piacerebbe magari vederla in bocca a persone che non ne hanno al 100% la cognizione, no? Che magari hanno un'idea di rap italiano molto più superficiale di quella che facciamo noi. Sto vedendo te che sei precisissimo nelle domande, io che comunque cerco di essere meticoloso su tutti i concetti che esprimo, le persone che scrivono di essere così precise. Metti invece una persona che viene dall'esterno, nonostante il rap si sia aperto ormai a tutti i livelli, però hanno ancora adesso un'idea di rap che non potrà mai essere così profonda come quella di un addetto ai lavori. Così questa cosa ho sempre cercato di tenerla fuori, forse è vergogna, forse è senso di protezione. Nel contempo però l'unico momento in cui veramente non mi vergogno è proprio quando sono sul palco, perché sinceramente stai facendo la cosa più bella del mondo probabilmente, e se ti vergogni in quel momento vuol dire che non stai dando alle tue parole l'armatura necessaria per farle uscire dalla testa, capito? È come se non le stai vestendo e le stai facendo uscire al freddo. È un po' questa la cosa che penso. Quindi soprattutto un ragazzo di 21 anni, siccome li ho avuti anch'io prima di invecchiare, la cosa che mi sento di dire, ma non è un consiglio, però mi sento di dirgli comunque di non vergognarsi mai assolutamente di questa cosa. Cioè non esiste che uno si vergogna per queste cose qui. Sicuramente il rapporto con gli altri ti fa tremare le gambe, e io mi ricordo come se fosse ieri il primo live, quanto mi tremavano le gambe. Ma allora come adesso, alla fine del live, poi ero tranquillo, anche se sicuramente non vado tra la gente a prendermi complimenti, perché lì sarebbe un po' come dire: guarda che cosa bella che ho fatto. Però sicuramente ho cercato poi di crescere nel tempo, sicuramente non mi tremano più le gambe, nel contempo non mi sono mai vergognato, però cerco ancora di proteggere questa cosa. E se quello è il mio momento in cui salgo sul palco, faccio le mie cose, quando scendo sono di nuovo tutti tranquilli e possiamo anche parlare d'altro, ecco, questo è il discorso. Guarda, sono senza parole seriamente, perché è veramente piacevole ascoltarti, non solo dentro Radio Rabbia o comunque i tuoi lavori, ma anche così a chiacchierare. E devo dire che mi ci rispecchio. Vabbè, ci stiamo facendo una chiacchierata, infatti, in fondo, non la prendiamo come un'intervista, se no mi vergogno. No, ma guarda, io cerco sempre anche di avere questo tipo di mood durante le interviste, perché poi la classica cosa: allora senti questa traccia, quanto tempo ci hai messo, allora questo fit, dopo un po'. Alla fine preferisco trovare qualcosa di così di particolare, ecco. E tra l'altro Ottimo. Mi sono ritrovato, io ho avuto il piacere di niente salire su qualche palco a fare il presentatore, host, quelle cose lì. E in minima parte, ovviamente, perché non metto proprio qualcosa di mio come stai facendo te, però ecco, magari parlando cose del genere, mi ci rispecchio alla grande, quindi. Bella, mi fa piacere questo mi fa piacere. Veramente. Ottimo. E senti, ottimo. Io ci avrei anche una domanda per il pezzo che più mi è piaciuto a mio gusto, forse anche per periodo. Preferisci che te la faccia ora o te la faccio dopo? Vediamo un po'. Dopo che lo sentiamo? Allora facciamola dopo che lo sentiamo. Allora, la posso lanciare io? Assolutamente. Vai, allora questo qua è Don Diego e Mastro Fabbro per Radio Rabbia, la canzone che volevi. Don Diego e Mastro Fabbro, la canzone che volevi, e questo qua, ragazzi, è il pezzo che più mi ha fatto strippare, intrippare o cose del genere. Io ti leggo quello che mi ero appuntato, no? Almeno vediamo se ho detto bene o mi sono inventato tutto quanto ed ero troppo preso dai miei pensieri. Pronto? Mi senti? È un po' peggio di prima, forse ti sei allontanato un po' dal microfono. Ora mi senti? Sì, ora sì, ora sì. Perfetto, ok, allora. Dicevi? Dicevo, no, che questo qua era il pezzo più che più mi ha fatto intrippare per quanto riguarda il disco, forse perché era proprio il mio mood attuale in questo momento, cose del genere. Quindi niente, volevo avere un tuo commento, se sei d'accordo, comunque se sì. La mia interpretazione è sbagliata o meno. No, guarda, io questo pezzo c'ha 3 anni e mezzo. Ah, ok. È uno dei primi pezzi usciti. È uno dei pezzi che anche Mastro Fabbro preferisce,
e a quanto ho capito è uno dei pezzi che preferiscono anche altre persone, nel senso che molta gente mi ha scritto proprio facendo riferimento a questa traccia. Il motivo è presto detto: questa traccia non ha filtri, è proprio scritta di detto così, è scritta in un momento molto particolare e credo che ogni parola in più che io aggiunga al riguardo snaturerebbe il pezzo stesso, per un semplice motivo: è un pezzo che è già molto chiaro di per sé e che inquadra una determinata situazione. Peraltro so anche che 3-4 persone hanno capito proprio il mittente e il destinatario, quindi io diciamo che per tutto il resto, guarda, te la dico proprio, non l'ho mai detto questa cosa in vita mia, un po' me la tiro su questo pezzo e non dico nient'altro. Vabbè, allora, io ti posso dire giusto come la mia interpretazione, facciamo così. Ok. Cioè io ci ho letto un mix quasi perfetto tra dolcezza e non dolcezza, comunque, o cose del genere, perché comunque ho letto, se dovessi prendere tutte le rime, comunque nel contesto in generale si parla di questo amore che finisce, di questa storia che è giunta al termine, quindi uno dei due fa il passo avanti dicendo che comunque è giusto troncarla qui, però anche il modo con cui viene detta è come dire ok, non può funzionare tra di noi, non può andare avanti, non va bene così, ci vorremmo fare solo del male, eccetera eccetera, quindi per quanto ti posso voler bene, so che sembrano quelle frasi fatte o quelle cose da film, certo, però ecco, ti dico guarda vai, cioè nel senso la poesia rimane ma cambia, cioè il referente, sparisce il referente, nel senso che la persona alla quale è dedicata la poesia esce fuori dalla vita, certo. Beh, guarda, io sarò molto 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 breve, diciamo che non solo ho inquadrato per, in buona parte il mood del pezzo, ma in qualche modo è anche inquadrato proprio il mood del disco, perché c'è un po' questa doppia lama, da una parte quasi una lama ricoperta di cioccolato e poi nel contempo invece c'è una spada un po' insanguinata, ecco, tutto qua, messo insieme, ecco, tutto qua. Infatti, per cui guarda, c'è... Dimmi, scusami. Sì, no, è quello, poi un po', per usare la parola di un altro pezzo, un po' la freddezza al crocevia con la gelosia, un po' questo è il discorso. Se vogliamo dirla tutta, è un po' questo il mood che con altre metafore e comunque con altre cornici esce fuori anche da altri brani dell'album, per cui c'è questa cosa qui e credo che tu l'abbia inquadrata molto molto bene. Si vede che questa canzone mi sa che l'hai sentita svariate volte, ecco. Sì, devo dire abbastanza in questo momento, in questo periodo, sì. Bene. No, infatti anche tutto il mood del disco, cioè ovviamente è un primo ascolto, io posso ho letto, comunque ho sentito di alcuni pezzi, di alcune frasi dove si parla, ti dico un termine tra virgolette cercando di racchiudere un po' tutto, poi ci sono varie mille sfumature, comunque questa sorta di andare contro, comunque di parlare della precarietà del lavoro, delle situazioni in Italia che può essere comunque società eccetera eccetera, però leggo anche tante piccole sfumature dopo, come nella canzone che volevi o... ed è bello, sì, perché... ed è affascinante, sembra proprio che tu in qualche modo proprio racconti magari un tuo momento, un tuo periodo che può essere, adesso faccio un esempio, preso dal lavoro e quindi può essere problemi sul lavoro, ma al tempo stesso che non è che la vita di una persona si basa solo sul lavoro, cioè ci può essere mille cose diverse, che può essere l'amore, gli amici, e mille altre cose che per cui magari uno può star male o può star bene, dimmi se... Assolutamente, ma infatti io ti dico comunque, questo proprio è per me un album di reazione, perché più che magari... Ci sono dei momenti in cui, come dici tu, c'è proprio quasi un'analisi, un'anestesia della realtà, per usare un termine caro a Stock & Mad Buddy, mi è sempre piaciuto molto come concetto. Però nel contempo, più ancora che un'analisi, no? Della realtà, c'era quasi la volontà di mettere a fuoco la reazione mia, perché questo si può dire, di altre persone a me vicine, a determinati eventi. Cioè io ho voluto un po' proprio scrivere di come tante persone hanno fatto fronte a determinate cose che sono successe loro, e quindi di conseguenza anche questo pezzo, come altri pezzi, vivono un po' di questa, se possiamo dirlo, non so, una sorta di luce riflessa, ecco, tutto qua.
questo è un po' il mood generale anche che mi piaceva mettere a fuoco e che abbiamo anche spesso detto con Fabrizio, perché c'è stato anche già chiesto e qualcuno è arrivato anche a capire che alla fine rabbia sì, ma anche amore, passione, cioè un disco contro la rabbia, e poi un termine che se vuoi anche astratto per certi versi, è anche un disco che trasmette un minimo di speranza, proprio perché quando comunque tu reagisci a una cosa e quando sei in grado di inquadrare la tua reazione a un determinato evento, nello stesso momento sei anche in grado di capire come superare quell'evento e quindi di conseguenza stai già sperando di fare un passo successivo. Guarda, perciò mi viene per autocitarti, ho capito che senza fine un inizio non può iniziare. Quindi, no, quella frase non l'ha capito nessuno, infatti, ti giuro, se tu hai capito quella frase io domani ti vengo a stringere la mano, perché non l'ha capito, cioè è stata proprio una cosa che non ha, che nessuno ha messo a fuoco fino a questo momento, cioè, ho parlato veramente con poche persone, però secondo me proprio, guarda, hai detto una delle cose più azzeccate, così, cioè mi hai anche un po' spiazzato, ti dico la verità. Ma no, meno male, sono contento allora. Sì, perché sembra una frase proprio ermetica, capito? Invece hai capito il senso, è così, bella. Bella, non c'è tanto da dire, sono contento. Ma no, infatti guarda, era proprio una frase che ho anche appuntato perché mi era comunque colpita molto. Poi nel discorso, ecco, ho detto adesso, mi sembrava quasi azzeccata autocitarti in qualche modo, quindi... Grazie, troppo buono. Ben bella. Allora, senti, invece facendo penso una domanda, invece questa va adesso riscendo un po' giù, mi sono un po' aggasato, adesso invece vado un po' più giù, perché sicuramente una domanda genere l'hanno già rifatta sicuramente, però cioè, mi sembra giusto anche così avere questa opinione, cioè in più pezzi comunque dove tu vai a dire, diciamo, di questa sorta di viaggio, no? Dicendo che tu eri partito dicendo a tua madre e a tuo padre che partivi perché amavi l'hip hop o cose del genere, quindi ti faccio la doppia domanda, sia questa qua almeno la leggo anche a quella di mio fratello che è contento e che è il prof che almeno non può fare il programma qua con me. Ovviamente volevo chiederti, certo, del tuo rapporto con la tua città che è Crotone, quindi se è una realtà che incoraggia questo tipo di cultura o c'è stato magari estrozionismo, sì, e quanto magari può essere servito questa tua sorta di viaggio, quindi viaggio per l'hip hop, diciamo. E poi torniamo sempre al discorso della stanza in affitto, quindi quando è finita c'è un nuovo inizio. Ti leggo queste tre cose insieme. Ok, allora la prima domanda è presto detto, perché se no ne perdiamo una vita. Vai. Diciamo che Crotone non ti offre proprio la possibilità di emergere, di esplodere o di fare il tuo, però ti offre addirittura una cosa in più, cioè non essendoci nulla. Proprio, guarda, questo è proprio come se stessimo parlando davanti a una birra. Mm-hmm. Quando si dice in questa città non c'è niente, è vero, tante volte a Crotone non c'è tanto, ma questo è proprio la vera forza di Crotone, perché in qualche modo ti dà la possibilità, o perlomeno a me, ai miei amici, ma anche a tanta gente che sta uscendo ora da Crotone nel proprio campo, e non parlo solo di lato artistico, ma parlo proprio di tante professioni, tanti mestieri, tante passioni, ti dà proprio l'opportunità di costruirti su quel nulla e quindi in qualche modo di fare tanto con poco, che per certi versi, per dirla molto più banalmente, è un po' come dire, ti dà la possibilità di fare di necessità virtù, ma in realtà proprio è che ti dà la possibilità di fare veramente tantissimo partendo da quel minimo bagliore che devi custodire in una mano prima che ti spenga, ecco, come se hai acceso un fiammifero e una volta che l'hai acceso lo devi portare da una parte all'altra della strada senza farlo spegnere, cioè questo è Crotone praticamente. Tutto qua. La seconda domanda, ti dico la verità, me la sono dimenticata, ho capito che parla, cioè, il discorso dell'amore per l'hip hop, però è la domanda più specifica. No, veramente dicevo, anche nel pezzo Tutto quello che so, quando dici Tutto quello che so, anche un giorno disse mio padre e mia madre, amo l'hip hop perché cerco risposte, no? Quindi questa sorta di journey, di viaggio, e legato sempre anche al discorso della stanza in affitto, quando appunto abbiamo detto prima, ho capito che senza fine ogni inizio non può iniziare. Se per te questa sorta di viaggio, quindi che hai fatto riguardante appunto, diciamo, la musica hip hop, per dare una definizione, ecco,
E poi è sì, punto, quanto può essere servito per diventare la persona e l'NC che sei ora, diciamo? Beh, guarda, sì, fondamentalmente se tu consideri che il pezzo è quasi come quello che hai citato, tutto quello che so è quasi come una presa di fiato, e dire ok, sta iniziando l'album, il primo pezzo sono prove tecniche, il secondo pezzo inizia l'album, partiamo dai punti fermi, ok? E poi scioriniamo proprio i vari argomenti, ok? E quindi infatti è proprio dire, beh, il primo punto fermo qual è? Mio padre, mia mamma e l'hip hop. La frase si spiega da sola. Per tutto il resto il viaggio, diciamo costantemente siamo in viaggio proprio tutti i giorni, quindi c'è un viaggio nel viaggio, sempre. Qui mi devo per forza collegare a Andrea. Perché ma prego, ben volentieri. Per sentirsi vivi, no? E per arrivare proprio un giorno a dire ok, togliamo tutti i fronzoli, pensiamo solo alle cose migliori, che sono proprio il fatto di avere una famiglia, ma soprattutto di avere un forte legame con una musica, con una cultura, con un mondo, con un universo. Per sentirsi vivi non bisogna avere una meta all'interno del viaggio. Non è che io utilizzo come il viaggio per sentirmi un MC. E qui citando De André ti devo dire per forza proprio che la ragione del viaggio è viaggiare. Basta, non ce ne sono altre. Non c'è un inizio, se c'è un inizio è il fatto che ci sono dei punti fermi come quelli che ti ho detto, ma poi è tutto un percorso. La fine in questo caso è proprio una fine momentanea, perché c'è per ogni fine un inizio e per ogni inizio una fine. Questa è una rima che stava in un vecchissimo demo mio e di Ertes, che attualmente è il mio DJ. C'era proprio questa frase qui che abbiamo quasi concepito insieme e che è molto legata alla realtà di quel tempo. Quella frase a distanza di 10 anni è diventata: senza fine un inizio non può iniziare. Però abbiamo anche capito che ci sono dei punti di partenza, cioè dei punti di chiusura temporanei, e poi ci sono delle ripartenze continue. Però poi si viaggia per viaggiare, quello è. Un po' come il giocatore di Dostoevsky, no? Che gioca per giocare, quello è il discorso. Che bella questa intervista, guarda, dovrebbe... Adesso no, va bene, mi sto aggasando tantissimo. Bella. Allora, tra l'altro nell'ascoltarti ho pure perso il filo delle domande in questo momento, guarda, sono sincero. E, no, ti volevo dire invece, come altra domanda, poi magari mandiamo un altro pezzo. C'era un'altra frase che a me mi ha colpito tantissimo e volevo, se vuoi darci anche un commento velocemente, sì. Che su come il suonatore Jones, a me quando dici sì. Indosso le parole per vestire i miei pensieri, perché so che non esistono guerrieri senza scudo, cioè per me è forse quello che secondo me può essere la massima espressione di quello che può essere non solo l'hip hop, ma quello che può essere il voler mettere su carta, su block notes, sul computer, comunque quello che può essere l'espressione di un artista nel raccontarsi, nel dire la propria realtà o nel poter trasmettere qualcosa, ecco. Non so se... Beh sì, è un po' l'armatura di cui parlavamo prima quando Federico ha fatto quella domanda. Fondamentalmente mentre ti stavo rispondendo mi veniva in mente questa cosa qui, diciamo che i pensieri, e poi il discorso anche quando tu mi hai chiesto se le parole arrivano subito oppure se c'è un tempo, anzi è una domanda di tuo fratello, la risposta è proprio questa: una volta che arrivano devi un po' vestire, perché altrimenti le fai uscire nude e tante volte forse non sono le parole giuste. Però anche in questo caso è una frase che non so, forse non necessita troppe spiegazioni. Anche se, cioè, ti direi che se un po' sono d'accordo nel fatto che può essere rappresentativa di a quale io tengo molto, moltissimo, per cui ogni cosa scritta in quel pezzo sicuramente pesa un chilo, ecco, tutto qua, questo sicuramente proprio. Perfetto. Senti, allora niente, io a questo punto ti vorrei far mandare un pezzo a tua scelta, ovviamente dal disco, quindi... Sì, ah, ok. Guarda, vuoi... io... Pronto? Sì, mi senti? Ok, io senza dire il perché, però mi piacerebbe tanto che coloro che sono all'ascolto ascoltassero proprio Radio Rabbia, la title track. Perfetto, guarda, l'avevamo proprio caricata tra l'altro insieme a Kento, quindi allora te la faccio lanciare.
Vai. Va bene, allora guarda, cioè qua ci chiamo sempre io e Mastro Fabbro, e poi soprattutto, vabbè, ci sta Kento, che è proprio il mio fratello maggiore e che saluto proprio con tutto il cuore. So che un giorno, se non stasera, ma un giorno ascolterà questa intervista, quindi lo saluto veramente con tutto il cuore, perché ci ha dato, ci ha veramente regalato una strofa che mi mette i brividi, e poi lui sa perché io sto passando questo pezzo, quindi lo fanno anche in BM Records, quindi insomma ascoltate Radio Rabbia e iniziate a memorizzarla, ecco, che non si sa mai proprio. Bella. Quindi Radio Rabbia. Don Diego, Mastro Fabbro e Kento con Radio Rabbia, quindi la title track di questo fantastico album. Allora siamo giunti quasi agli sgoccioli, e se sei d'accordo ti facevo le domande che sono arrivate al volo dal Nil Forum, poi molte invece leggevo tramite le nostre pagine fan o in chat, che erano domande che avevamo già preparato, quindi ascoltatori anche molto attenti, tra virgolette. Bello, questo mi fa veramente piacere, questo vuol dire che un minimo questo album è arrivato, nonostante sia uscito da poco, e sono contento. No, è arrivato, e come, secondo me. Comunque, beh, allora ci sta. Allora, Killer Instinct, Killer, qua è un problema, niente, poi è piccolissimo scritto Killer Instinct, che dice, sì? Allora, ti fa quattro domande, quindi te le leggo velocemente. Allora, diceva, ti chiedeva se dopo Radio Rabbia è vero che smetti. Vai, rispondo una per una, se no okay. Le perdo. Allora, com'è dopo Radio Rabbia? Se smetto dopo Radio Rabbia? Sì, esatto. Tutto può succedere, mai dire mai. Molto. Poi la seconda domanda. La seconda invece diceva, cosa ne pensi di Madman e Jimmy Tice, e se faresti mai un pezzo con loro insieme? Guarda, allora, io in realtà molti anni fa ho fatto un pezzo per un mixtape di Madman. Mm-hmm. Che era un mixtape, si chiamava Riscatto Mixtape, perché lui ci ha beccato, è un tecniche perfette, tanti anni fa. Forse magari neanche si ricorda, però io mi ricordo. Ci eravamo presi bene, mi ha chiesto questo pezzo, lo registrai qua a Roma, mi ricordo dei ragazzi di Foggia. Il pezzo sta anche su YouTube, si chiama Il momento del riscatto, è un inedito così targato 2006. Jimmy Tice lo conosco molto poco, ti dico che la verità, anche non sono molto aggiornato sulle loro produzioni, quindi non saprei dirti ora come ora cosa ne penso, perché prima dovrei ascoltare in maniera approfondita. Giusto. Quello che ho ascoltato mi è piaciuto. Intanto è cascata la linea, quindi anche questo qua, giustamente il bello o il brutto della diretta. Noi nel frattempo lo richiamiamo, mandiamo un attimino un effettino e vediamo se riusciamo a tornare in linea velocemente con Don Diego. State con noi. You radio. Siamo tornati in diretta, ragazzi, quindi il tempo giusto di un effettino di You Radio. Vabbè, dicevo, anche il bello della diretta, no? Può anche cascare, esatto, la linea. Esatto. Giustamente. Esatto. Sì, forse era la domanda che ha fatto cascare la linea. Allora, guarda, no, ti ripeto, vengo, bisognerebbe chiederlo a loro. Io sono preso bene, soprattutto quando magari le persone prima le conosco, perché di questi tempi, cioè comunque, mo, a parte loro non credo lo farebbero mai, però ci sono tante persone che magari ti chiedono un featuring senza averti mai visto in faccia, quindi non è così facile fare un pezzo, diciamo, è una cosa abbastanza seria, che comunque è un po' una condivisione di determinati valori, di determinati momenti. Sicuramente nel momento in cui ci si prende bene, perché no, lo farei abbastanza volentieri, ecco. Giustamente. E senti, invece mi chiedevano sempre anche della, se conosci la scena toscana e quali gruppi ti piacciono. Poi mi posso anche fare lo spottino, vabbè, no, scherzo. E niente. Beh, guarda, questo mi sa che l'hanno fatto apposta, perché la radio è toscana. Quindi sì, allora, l'hanno messa là così, hanno, vabbè, conosci, vabbè, dai, comunque. Allora, tra l'altro noi ci andiamo a suonare in Toscana a Pisa tra quattro giorni, quindi c'è, cioè, il venerdì. Per cui devo per forza rispondere bene, no, scherzo, guarda, io ti cito al volo due cose. La prima è DJ Apoc, sicuramente, mm-hmm.
che è locato proprio a Grosseto. Sì. Lui ha fatto uscire quest'album con BM Records. All'interno di quest'album so che ci sono tra l'altro molte realtà toscane. Io c'ho un pezzo di quest'album che mi piace molto perché c'è uno dei gruppi che più ascolto ultimamente di rap italiano, che provengono proprio dalla Toscana. Si chiamano gli Shafi Click. Sì, conosco. Sono Trice, Drag One e DJ Skilla, che ho avuto modo di conoscere e che sinceramente li considero veramente forti. E questo pezzo che c'è in questo disco si chiama Abisso di Mediocre, è uno dei pezzi che più ascolto prima dei live per caricarmi, quindi assolutamente, se mi parli di Toscana ti dico sicuramente Shati Click. È inutile citare DJ Crime perché credo lo conoscano tutti, è veramente un maestro incredibile. Willy Dabizi, quindi anche tutta la roba toscani classici che mi è sempre piaciuta. Long Bridge All Stars è un altro gruppo che ho avuto modo di conoscere, se mi prendono molto bene. Credo che tra l'altro negli ultimi anni abbiano anche collaborato con un king come Donald D, che comunque credo sia opportuno citare perché è veramente uno dei più grandi pionieri, essendo comunque in crew anche Ares One. Poi ci sono anche dei ragazzi proprio di Pisa, Pezzone, Herrera, Granu, che sono veramente, veramente hip hop al 100% e che quando ho ascoltato mi sono sempre presi molto bene. C'è anche un ragazzo che sta sempre nel collettivo Shati Click che si chiama Dano Mai. Conosco anche personalmente anche lui. Veramente forte, veramente bravo. Anzi, io comunque gli Shati Click colgo anche l'occasione per salutarli perché sono veramente uno dei gruppi con i quali mi piacerebbe collaborare in futuro. Quindi spero che alla prossima intervista mi chiedano se conosco gli Shati Click e se voglio fare un pezzo con loro, perché così poi no, ma c'è anche il programma, quindi insomma vediamo, speriamo. Oh, questi comunque, questi gruppi è veramente presa bene. La Toscana più che altro c'è tanta gente di cuore nel trattare il pop. Noi abbiamo suonato diverse province, da Empoli a Firenze, a Pisa, più volte anche, e ci siamo presi sempre molto bene perché ci hanno trattato molto bene anche soprattutto a livello di pubblico, e quindi è solo amore proprio in questo senso. Guarda, poi a breve spero che conoscerai anche dei ragazzi che gestisco io, che sono il collettivo Lo Strappo, sono tanti ragazzi, faccio questo piccolo spottino, però ecco, poi piccola parentesi. Sì, sì. E niente, poi come ultima domanda invece, questo ragazzo ti chiedeva se avevi fai ancora freestyle, mi chiedeva. Assolutamente sì, potete chiederlo a Herpes, che è il mio DJ, che ultimamente nei live a un certo punto, cioè, ho sempre chiesto proprio ok basta faccio, perché proprio avevo una voglia incredibile. Mi sto allenando abbastanza nei live, ecco, con il freestyle lo faccio, dipende poi, nel senso magari è raro che partecipi alle battle, perché comunque magari non mi piacciono più come prima, però sì, soprattutto nei live. Certo. E senti, come ultima domanda invece c'era Nasty Lime che ti chiedeva, diciamo, molto piacere sapere se ci sono stati dei punti di riferimento nel rap italiano americano che ti hanno ispirato e accompagnato durante il tuo percorso artistico, dicendo escludendo Deda, che hai già citato più volte in post e commenti. Quindi... sì, vabbè, Deda? Sì, Deda, vabbè, è proprio il non plus ultra, ecco. Dunque, sì, vabbè, a livello italiano ti dico, abbiamo anche già citato Gio Cassano, sì. Quindi comunque sinceramente di quelli che hanno fatto un po' la storia del rap italiano, sicuramente menziono lui. Menziono nel contempo Taos, Colle del Fomento e Mauri B. Un po' anche tutti gli 8 Keepers, perché sono una delle prime cose che abbiamo ascoltato. Neffa, sarò scontato, ma è così. Tra quelli che stanno facendo la storia in questo momento, ce ne sono tanti che mi piacciono molto, dai Broke Speakers a Lord Madness, Kento,
e poi ho avuto appunto l'onore di avere nell'album Johnny Roy, Johnny Marchiglia, i Green, Loop Luna, sono un po' tra coloro che ascolto molto volentieri, Brain, Il Fuoco Negli Occhi, questi sono un po' quelli che stimo di più, i Shafi Click che abbiamo detto prima. Poi ci sono anche dei ragazzi molto più giovani che mi prendono bene. Per quanto riguarda il rap americano, Guru tutta la vita, Nas tutta la vita, Sean Price, ultimamente Action Bronson e ultimamente Kendrick Lamar e Frank Ocean, anche se magari per certi versi si discostano, però comunque c'è anche ho molto piacere anche nell'ascoltare le cose di Lamar e di Frank Ocean. E poi Deluxe, secondo me appunto, Deluxe credo che sia uno degli enti più sottovalutati della storia, secondo me è uno dei più forti enti. Perfetto, perfetto, quindi anche ottimi gusti sia oltre manica e non, mettiamola in questi oltre termini. Oltreoceano più che altro, più oltre manica, oltre manica la prossima lunga. Oltreoceano. Senti, allora niente, io che dire, a me è piaciuta tantissimo questa intervista, questa lunga chiacchierata insieme. Ricordo ai ragazzi che ci stanno ascoltando che a breve, nell'arco di un paio di giorni, il tempo di montare tutto tra lavoro eccetera eccetera, andrà sui nostri canali sia in podcast che in YouTube la registrazione ovviamente, quindi potete sentire la diretta su www.viade.org, tutto il podcast di intera puntata. E poi sui nostri canali YouTube anche questo tuo intervento, e io ovviamente ti ringrazio ancora una volta e poi ti chiedo così. Grazie a te. Non lo so, per qualsiasi cosa tu adesso ci voglia dire, live, non live. Guarda, ti dico una cosa, abbiamo reso questa intervista così poco istituzionale, così intima, e basata proprio sul dialetto, sai, che cioè rovinarla con il dire il 30 siamo qui, l'1 siamo lì, tanto per queste cose comunque chi è veramente interessato sa che può fare riferimento ai miei canali, a mia volta, che sono appunto la mia pagina Facebook, Twitter, il sito di BM Records. Ci vuole un attimo a sapere, perché ormai Facebook è tempestato di queste cose, oppure può farmi un colpo di telefono o scrivermi una mail e gli si dice tutto. Però comunque sì, ci sono un po' di date, è uscito l'album. Io più volte mi soffermerei sull'aspetto positivo di questa intervista più che appunto dire queste cose. No, ti ringrazio perché mi ha fatto piacere proprio comunque in termini amicali fare una conversazione del genere. Per tutto il resto c'è Mastercard, come si dice, va bene? Allora senti, se sei d'accordo, io vorrei lasciare i nostri ascoltatori e comunque tutti i ragazzi che stanno ascoltando in questo momento con Just Believe in Me, se sei d'accordo, oppure esce un altro pezzo. No, va benissimo, assolutamente. Che fai, mandi il video di Just Believe in Me? Oppure... Guarda, possiamo anche mandare... La devo dire questa cazzata proprio. Guarda, io se non dico cazzate una volta ogni tanto non sono contento. Guarda, comunque... se vuoi posso fare una cosa, apro la cam e metto uno specchio, così lo metto, almeno la gente ci può guardare in questo momento. Siamo ancora un po' storniti, ci allargheremo. Chiederò un po' a una battuta stupida che dovevo fare, perché comunque siamo a fine giornata, no? Dobbiamo un po' rilassarci. Se quest'ora fossi a casa a fare 300 battute cretine per rilassarmi, quindi ma fai bene. Diciamo che no, comunque no, ho fatto la scelta. Io voglio salutare un po' di persone soltanto, magari. Prego. Intanto vabbè, saluto Daniela prima di tutto, che volevo dirle che sto arrivando. Sono a Porta Maggiore. Mi saluto adesso appena mi incontrerà in giro. Poi saluto tutta la BM Records. Saluto Paola di Slashing Sound, perché domani subire un piccolissimo intervento, un dente, le faccio i miei migliori auguri e sto bestemmiando per lei. Poi saluto veramente sicuramente tutti quelli che ci hanno ascoltato e vabbè. Poi proprio per chiuderle in caciara, ciao mamma, ciao papà, siamo a posto. Saluto e ringrazio te, ovviamente, spero che ci siano altre occasioni.
Molto volentieri, molto volentieri. Ti lascio, guarda, anche... Saluto anche Herpes, guarda, che sennò si incazza. Vai, perfetto, saluto anch'io. Vuoi lanciarci il pezzo? Assolutamente, guarda, io è stato con voi, Don Diego, e questo è Just Believe in Me di Don Diego e Mastro Favro featuring Easy One dei Calafro Sun Power. L'album si chiama Radio Rabbia, il pezzo è uno di quelli ai quali tengo particolarmente. Più che altro vi invito ad ascoltarlo magari nel profondo, e perché no, fateci sapere anche cosa ne pensate, perché le cose le facciamo per questo, soprattutto per cercare anche di in qualche modo coinvolgere sempre più gente nel nostro viaggio. Io sono stato felicissimo di stare con voi e credo solo in me, come dice il pezzo. Giusto. Va bene? Benissimo. Ottimo. Sopra una cartella clinica, un numero qualunque in fila al banco alimentare, un codice fiscale in database che la politica usa per sondaggi pre-campagna elettorale, il tasto di un citofono, di un condominio anonimo, rinasco solo quando la mia mano è sul microfono, la notte poi la passo in corridoi, perché passa la corriera dei ricordi, ma che servono i ricordi poi. Il rap è come Rohypnol per chi cerca le forze per guardare al giorno dopo. Nel sonno copro i tagli che hanno reso il cuore vuoto, gli sbagli che hanno tolto il mio sorriso a poco a poco.